Marco Dellimuti, il mister dei Pulcini 2005, neo mister intanto, come ti senti in questo ruolo? Allora, in questo ruolo mi sento molto, mi sento abbastanza, diciamo, importante, perché sentire mister, mister, mister per un ragazzo giovane come me è già un qualcosa di strano, diciamo, perché l'anno scorso quando seguivo i 97 con il direttore sportivo, mi chiamavano tutti Marco, Marco, perché alla fine sì, erano 97, sono più piccoli sempre di me, però diciamo erano miei amici, era un altro rapporto. Invece adesso con dei bambini di 9-10 anni è tutto diverso. Eh sì, poi a loro, a questi bambini, devi insegnare, insomma, probabilmente agli altri li seguivi, li aiutavi, li consigliavi, a questi bambini devi proprio insegnare il gioco del calcio. Com'è questa esperienza? È un'esperienza nuova che non sembra, ma è abbastanza difficile, perché non devi solo insegnare a giocare a calcio, ma devi insegnargli a comportarsi in modo congruo a cosa stanno facendo. Cioè, a me piace che i bambini entrano tutti assieme, entrano in fila, non è che tutti allo sbando come si faceva diversi anni fa. Non dico qua, ma in altri posti, perché vedevo ogni tanto. Io voglio dei bambini ordinati, concentrati durante la partita e durante gli allenamenti. Che cosa, oltre a questo, quello che tu ti porti dietro come calciatore, perché comunque hai giocato anche tu a calcio, che cosa vorresti trasmettere di quello che hai imparato tu ai tuoi bambini? Soprattutto le movenze in campo, perché tipo negli allenamenti con quello che interpretava il mio ruolo, cioè il centrocampista centrale, gli facevo, diciamo, da tutor nei movimenti che deve fare. Scappo, vengo a prendere la palla in maniera rapida, così il tuo avversario non lo sa e tu sei libero di fare gioco. Insomma, un bel impegno. È un bel impegno, sì, però penso che se lavoro bene e riesco a farmi apprezzare dai ragazzi, può essere una cosa fattibile. Guarda, già solo comunque il modo in cui ci racconti queste cose e comunque il sorriso che hai, secondo me è già comunque un successo questo, perché ci vuole anche tanta passione in tutto quello che si fa, specialmente nel gioco del calcio. Senti, i campionati sono appena cominciati, quindi insomma questa avventura, questa fase autunnale è proprio solo all'inizio. Qual è l'obiettivo da qui a Natale? Ma come ti dicevo prima, il mio obiettivo non è un piazzamento in classifica bello. L'importante per me è avere un gruppo di bambini che mi ascolta in quello che riesco a trasmettergli. Quindi bambini ordinati, concentrati, non voglio sentire gente che urla. Poi se dovesse andare bene, certo arrivare nei primi tre non sarebbe mica male. Insomma, te lo auguro. Ascolta, effettivamente la differenza d'età tra te e loro, e tu sei comunque molto più grande, ci mancherebbe, però in effetti non è tantissima. Guardando loro e ricordando te la loro età, in che cosa sono diversi, insomma, questi calciatori del 2014? Diciamo che quando vedo loro, c'ho una voglia di entrare in campo anch'io con loro, perché cioè, non so neanche io come dirti, perché alla loro età io mi divertivo, ma tanto mi divertivo, e adesso capisco quello che stanno facendo loro. Sai, ragazzi tutti fermi e palleggi col pallone, giochi, ti abbracci, ma sono tutte cose che facevo anch'io, e alla loro età non pensi neanche di fare, cioè non pensi a cosa stai facendo, è l'essere bambino che sia dentro che viene fuori, nonostante il non fare questo, non fare quell'altro.